Ciao ragazzi, chi ha letto il mio libro, oppure mi segue da anni, questo mistero lo dovrebbe già conoscere. Lo avevo inserito io stesso in una classifica del 2017 sui più grandi misteri di internet ancora irrisolti. Ma è possibile che lo abbiate sentito nominare su qualche altro canale o pagina web. Il caso di Karen Catherine Waldegrave rappresenta uno dei più bizzarri ed inquietanti dell'ultimo decennio. Se ne parlò moltissimo nel 2011 e fece nascere numerose teorie, anche di natura cospirativa. Ognuno disse la sua in quel periodo e anch'io proposi il mio punto di vista. Fino ad ora però erano solo opinioni e possibili spiegazioni. Ma una scoperta recente ha finalmente portato alla luce la verità. Ecco quindi il ritorno di Karen Catherine Waldegrave. Sebbene sia un caso che ho già menzionato, credo sia necessario spiegarlo con maggior dettaglio, soprattutto a chi non l'avesse mai sentito nominare. Nel 2011, il profilo di una donna di nome Karen Catherine Waldegrave su Facebook iniziò a catturare l'attenzione degli utenti della piattaforma. A prima vista, quello di Karen sembrava un profilo come gli altri. Nata a Londra, dotata di una cultura straordinaria e in possesso di un dottorato all'Università di Toronto, era un utente come ce ne sono moltissimi altri nella community. Ma c'era qualcosa di strano nella cronologia delle sue pubblicazioni. Strano ed inquietante. I post, in molti casi, erano rappresentati da contenuti paranoici che parlavano di cospirazioni o complotti riguardanti la CIA o l'FBI. In altre occasioni, invece, erano semplicemente privi di senso, oppure rappresentati da una serie di domande alle quali lei stessa dava una risposta, in un loop che non sembrava aver fine. Ma la cosa più agghiacciante è che ognuno di quei post riceveva più di 200 risposte, tutte scritte dalla stessa Karen. Stiamo parlando di più di 5.000 pagine di testo e in certe giornate di più di 700 risposte ad un suo post nel giro di sole 12 ore. Chi poteva fare una cosa del genere e per quale motivo? Il caso si fece virale in poco tempo. Tutti volevano capire chi ci fosse davvero dietro quell'account. Le spiegazioni che vennero proposte furono molte, ma le principali sono le seguenti. Ipotesi del bot e del troll. Una delle teorie che venne subito proposta è che il profilo di Karen fosse quello di un utente che utilizzasse un bot per fare uno scherzo alla community. Vale a dire che i post fossero pubblicati da un programma, un'intelligenza artificiale. Sembrava decisamente improbabile che una persona avesse la capacità di pubblicare così tanti post in così poco tempo. Eppure, contro questa teoria, c'era il fatto che i messaggi fossero conseguenziali. Un bot a risposta che, nella maggior parte dei casi, seguiva un filo logico. Il problema è che si trattava di una conversazione ad una sola voce. Era lei a farsi le domande e fornire una risposta. Un bot, almeno nel 2011, non poteva essere così sofisticato. Ipotesi del linguaggio in codice. La seconda ipotesi che venne proposta è che il profilo di Karen fosse utilizzato da qualche gruppo di spionaggio per comunicare con i suoi membri. Quelle che sembravano frasi senza senso potevano essere invece un codice segreto, così sofisticato da passare inosservato. Ma anche qui ci si trova di fronte al problema dell'associazione ad un account che, a quanto sembra, riportava i dati reali di una persona e che l'esistenza di questa persona fosse comunque stata provata. E se il suo account fosse stato preso di mira da hacker? Se questa donna non fosse stata al corrente che il suo profilo venisse usato in quel modo? Ipotesi del disturbo mentale. L'ultima ipotesi, invece, è che Karen fosse davvero l'autrice di quelle strane pubblicazioni, ma che le postasse su Facebook come conseguenza di un disturbo mentale. Ipotesi della quale anch'io mi mostrai subito favorevole. Tuttavia, il dubbio rimaneva. Un giorno, infatti, l'account di Karen sparì dal web, senza una ragione apparente. Molti utenti che si erano interessati alla vicenda richiesero a Facebook delle spiegazioni, ma le stesse non vennero mai fornite
e questo non fece altro che rendere la vicenda ancora più misteriosa. Si cercò di giungere ad una conclusione razionale, ma sembrava più probabile che il tutto dovesse rimanere un mistero irrisolto per sempre. Un giorno però, all'inizio dello scorso anno, Karen ritornò. Gli utenti di Facebook, che non si erano ancora dimenticati del bizzarro caso di cui si era resa protagonista, scoprirono l'esistenza sulla piattaforma di questo account. Il nome è leggermente diverso, ma riconoscibile. E ciò che elimina ogni dubbio sono ancora una volta le pubblicazioni di questo profilo. Una serie interminabile di post, tutti scritti da Karen e commentati da lei centinaia e centinaia di volte. 9 lunghi anni in cui la donna ha seguito questo assurdo comportamento sulla rete sociale, anche se ne avevamo perso le tracce per un bel po' di tempo. Questa nuova scoperta ci permette di eliminare 2 delle ipotesi formulate. Non si tratta di un bot o di un troll, perché sembra decisamente improbabile che una persona che voglia ingannare la community utilizzi le sue foto personali. Perché sebbene nel nuovo profilo Karen appaia invecchiata, è evidente che si tratti della stessa persona. Allora, perché mai dovrebbe trolleare gli utenti di Facebook con un profilo reale? Tra l'altro, qui stiamo parlando di numerose fotografie nelle quali appare. Nell'ipotesi che fossero dei fake, come sarebbe possibile procurarsene così tante della stessa persona, senza essere scoperti? Stessa cosa vale per la teoria dell'account utilizzato come mezzo di comunicazione criptata a scopo di spionaggio. Questa è la tipica teoria fantasiosa che lascia il tempo che trova. Quindi, quella che avevo già formulato nel mio libro, adesso è confermata definitivamente. Karen è vittima di un disturbo mentale e si comporta in questo modo come conseguenza dello stesso. Non credo sia necessario investigare sul tipo di disturbo del quale è vittima, perché non ritengo sia un'informazione rilevante. E tra l'altro è privata, riguarda solo lei, e bisogna averne il rispetto più assoluto. Quel che è certo è che uno dei misteri che ha fatto impazzire maggiormente gli utenti sul web, adesso si può dire risolto al 100%. Rimangono solo 2 domande da farsi in merito a questo caso, alle quali difficilmente verrà data una risposta. Com'è possibile che Karen riesca a pubblicare così tanti post in così poco tempo? Se notiamo la lunghezza di alcuni suoi messaggi e l'orario di pubblicazione degli stessi, vedremo che alcuni di essi sono postati con una differenza di pochi secondi l'uno dall'altro. Questo sarebbe possibile solo con un'operazione di copia e incolla. Quindi, Karen scrive i suoi post in precedenza e li pubblica utilizzando questa tecnica. Se così fosse, risulterebbe in un certo senso ancora più incomprensibile ed inquietante. L'ultimo dei misteri è prevedibile. Se si ricerca il suo nome su Facebook al giorno d'oggi, non è più possibile trovare l'account che ha risolto il caso. Lo stesso è nuovamente sparito senza lasciar traccia. Al suo posto troveremo un account che mostra il nome che l'ha resa famosa, ma questo sì potrebbe essere stato creato da un troll in cerca di visibilità. In conclusione, Karen è ritornata nell'ombra e chissà se la rivedremo prima o poi. Forse è lo stesso Facebook che ha nuovamente chiuso il suo account, o magari è lei che decide di cancellarlo, forse in un periodo di maggior lucidità. Sia come sia, oggi sappiamo che il profilo di Karen è quello di una persona reale, che senza volerlo ha creato uno degli enigmi più famosi sul web. Ma quel mistero, così a lungo rimasto irrisolto, oggi non lo è più. E voi cosa ne pensate di questo caso? Conoscevate questa vicenda? E che idea vi eravate fatti sulla stessa? Fatemelo sapere in un commento. Prima di finire, oggi voglio ringraziare tutti quelli che mi stanno mandando i loro suggerimenti per futuri video. Non riesco a rispondere a tutti, ma vi assicuro che le vostre email le sto leggendo. Ricordate che se volete suggerirmi un tema, potete sempre farlo mandando il vostro messaggio a questo indirizzo email. Un abbraccio a tutti, ragazzi. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.